Dire che la bellezza è il punto di forza di Taormina è dire una cosa banale, ma è la verità. È lo spirito greco che ha scelto quel posto. Quando Lindsay Taylor arrivò a Taormina e quella sera l'Etna le ha riservato una spettacolare esibizione di fuoco, lei piangeva come una bambina. L'esplosione l'ha avuta nell'Ottocento, con la zona, diciamo così, del sesso di tutti, venivano da tutta Europa, no? Questo è un ritratto di Charles Baskerville e rappresenta Robert Kitson già nella sua età matura. Lui arriva a 27 anni a Taormina a seguito delle vicende giudiziarie di Oscar Wilde. La popolazione non solo li accetta, anche con le loro, tra virgolette, devianze, con i loro costumi, ma li ama. Una storia bellissima, una storia che in parte può essere di colonizzazione, perché la scoperta di un luogo che era soltanto fatto di pescatori, di pastori, di contadini, che diventa turistico, è un caso di colonizzazione, ma nello stesso tempo un caso di colonizzazione un po' particolare.